chiusura del punto nascita e stand-by? Ma io credo che se abbiamo ascoltato bene l'assessore Paolucci le condizioni sono un po' differenti, nel senso che probabilmente ci sarà uno studio molto più approfondito sulla messa in sicurezza dell'area per quanto riguarda il percorso di emergenza e urgenza e non altro, però questo è quello che ho capito io. Ovviamente questa è stata la sede nella quale ho chiesto all'assessore di chiarire la posizione in maniera definitiva, perché è inutile generare, a mio modo di vedere, inutili aspettative, e invece è giusto dire le cose come stanno, ma soprattutto poi lavorare per mettere in sicurezza le mamme e i bambini di questo territorio. Meritiamo questo almeno.